Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video e oggi, prima di iniziare con la solita partita brutta, vi avviso che dal 5 al 9 gennaio parteciperò a un torneo a Messina. Ok, il torneo è un torneo a tempo lungo, infatti dura 4 giorni, quindi è un torneo serio ed è un torneo che consiglio a tutti anche ai principianti per iniziare a giocare partite serie e iniziare a entrare nel vivo di questo gioco fighissimo. Il torneo naturalmente sarà diviso per fasce di punteggio, quindi c'è l'Open A in cui giocherò io con giocatori da 1850 punti in su, poi c'è l'Open B per i giocatori col punteggio Elo al di sotto dei 1850 punti, e poi c'è un Open C per i principianti e per chi ha meno di 1500 punti. Il torneo sarà in un contesto molto molto figo a Messina e il montepremi sarà di quasi 4000 euro, quindi un torneo gigante, ci sarà anche gente molto molto forte. Ci sono delle convenzioni molto interessanti per quanto riguarda l'albergo, anche in sede di gioco. Guardate la location, veramente una figata. Io ho già preso l'aereo naturalmente. Per chi volesse altre info e volesse iscrivervi e sapere come fare, mi raccomando, scriveteci alla nostra mail chessburgertv@gmail.com. Che trovate anche in descrizione, naturalmente. Mi raccomando, è anche un bel modo per incontrarci, per fare qualche partita e farci qualche birretta insieme. Quindi veramente non mancate. Ora iniziamo con la nostra partita brutta del giorno. E sfidiamo chi è che tocca oggi. Vova 1001, che è Samuel L. Jackson. Nei panni di... Oddio, non mi ricordo come si chiama quel personaggio. Ok, 4 e 5. Questa volta facciamo un gambetto di re. Dai, gambetto di re contro questo 2250. E lui ci gioca il controgambetto Falkbear. Non lo so come si chiami, però è una delle reazioni più forti contro il gambetto di re. E ovviamente, vai, neanche ve lo sto a dire, non conosco questa cosa minimamente. Però immagino che cavallo F3 sia la mossa giusta per parare questa minaccia diretta. E immagino anche di dover difendere il pedone D5. Non lo so, forse alfiere B5 scacco? Vabbè, mai giocato gambetto di re in vita mia, me ne pento tutti i giorni perché è un'apertura fighissima, però a sto giro non so proprio cosa fare. Facciamo alfiere C4. Sono assolutamente certo che alfiere C4 non sia la mossa corretta. Cavallo per D5 secondo me dà un vantaggio al nero abbastanza consistente, ma bleffiamo male in questo modo. Poi giochiamo a Rocco di 4. Facciamo finta di avere compenso. Alfiere di 6, questa mossa strana che non ci ruba il pedone in C4, in D5. Cavallo C3, ce lo teniamo e speriamo. E speriamo molto. Speriamo forte. Ok, alfiere G4, D4 prima o poi la dovrò fare, anche perché probabilmente adesso la sua casa naturale del cavallo no, non c'è, quindi dovrebbe mettere il cavallo in D7 e il pedone D4 limita abbastanza bene questo cavallo. Torre 8 è una mossa furba, perché l'unico modo che ho di attivare la donna sarebbe stato questo modo qua. Quindi mi toglie questa casa in modo abbastanza fastidioso. Quindi giochiamo la convincente donna D3. Che io ho fretta di svilupparmi, soprattutto l'alfiere in C1 sta piangendo. Quindi la mia idea è giocare cavallo E5 per dopo mangiare F4 e sviluppare l'alfiere. Quindi mi aspetto cavallo D7 e in quel caso lì probabilmente
probabilmente piangerei. No, cavallo di 7 posso giocare cavallo e 5 lo stesso. Su cavallo per E5, D per E5, alfiere per E5, alfiere per F4, tutto come da copione. Il problema potrebbe essere se mangia di alfiere in E5. Quindi presa cavallo per mi romperebbe decisamente più le scatole. Quindi cavallo E5 la escludiamo. Però posso giocare cavallo G5 forse. Sempre con l'idea di mangiare in F4. Questa mi convince di più. Fiere 2 non c'è per fortuna, perché c'è il cavallo che copre. E se mi caccia con H6, ok, semplicemente torno in E4. Penso che Storto e dritto un paio di balle. Cavallo E4, mangio e alfiere F5. Ah, che dolore. Che dolore, ragazzi. Non so se fare il matto o cosa. Tipo giocare cavallo per F7, proprio per il meme. Naturalmente non c'è compenso su cavallo per F7, eh. Chiariamoci, è tutto un bluff. Dai, bluffiamo cavallo per F7. Forse cavallo E6 aveva pure più senso. E l'idea di cavallo per F7 è fare un po' di casino. Mi mangio due pedoni per il pezzo. Sicuramente, ripeto, non c'è compenso. Però, ok, con il re così esposto, magari lui può fare degli errori. Portiamo i pezzi un po' in gioco, attiviamo la nostra torre. Chi lo sa che non vada in tilt il nostro avversario. Speriamo anche questo. Magari donna G3, una delle prossime mosse. Vova. 2250 punti. Si chiama Fury, forse? Il personaggio. Nick Fury, una roba del genere. Ok, cavallo F8. Vedete che lui sta correndo ai ripari. Cavallo F8 è una mossa sicuramente giocabile. Però, non so, posso giocare donna G3 qua. Con fischiettando, sto minacciando alfiere per D6... E se rimangia qua, donna per G4, perché a quel punto il cavallo in F6 è inchiodato dalla torre in F1. Quindi, ok, donna G3, mossa probabilmente buona. Re G8, anche re G8 non va bene secondo me, perché rischia di perdere due pezzi per una torre. Dopo alfiere per D6, donna per D6. Esatto. Fiere per D6, calcoliamola bene. Donna per D6, torre per F6, questa è la mia idea. E ora se mi cambia la donna, torre per F8, torre per F8, H per G3. E a quel punto io gli ho fregato questi tre pezzi. E lui mi ha fregato questi due. E le donne sono state cambiate. Quindi dovrebbe essere vantaggioso per me. Naturalmente, ancora qua siamo in alto mare, perché alla fine avrei una qualità per due pedoni. Quindi non so se mi conviene. In alternativa possiamo pensare a qualcos'altro, tipo alfiere E5 anche, sembra interessante. Con l'idea di rompergli sempre le scatoline qua. Alfiere 5 sembra più carina. Dai, giochiamo alfiere 5. Teniamo un po' i pezzi. Probabilmente alfiere per D6 era un buon tentativo di andare in vantaggio. Però non riesco a visualizzare bene la posizione finale dopo tutti quei cambi. Quindi andiamo sul sicuro e giochiamo questa.
Sul sicuro, in realtà, non so quanto devo essere sicuro qua. Ho un pezzo in meno, quindi dovrei giocare in maniera aggressiva. Qua, allora, la minaccia è semplice. La minaccia è mangiare in F6. E se rimangia in F6 mangiamo G4, quindi se mangia la donna, mangiamo la sua donna e abbiamo guadagnato un pezzo. Quindi questo sarebbe una cosa proprio sogno. Lui deve parare questa minaccia. Questa minaccia. Se sposta l'alfiere, penso che alfiere per F6 possa dare comunque delle soddisfazioni. Alfiere per... No, aspetta. Facciamo alfiere H5 per esempio. Alfiere per F6, donna per F6, questa potrebbe essere l'idea. E su torre per F6, rientriamo in una variante simile a quella di prima in realtà, in cui guadagno sempre cavallo e alfiere per torre. Cavallo H7, questa è una difesa interessante che mi era... Onestamente sfuggita. Però, ok, ci sono posizioni peggiori sicuramente. Sono stato in posizioni in cui c'era meno compenso per il pezzo, ecco, mettiamola così. Ok, devo cercare di tirare fuori più pezzi possibili. Se faccio H3, H3 non ha alcun senso. Torre F4, anche questa potrebbe essere una mossa simpatica da giocare. Ho paura che si consolidi in qualche modo, non so bene come, ma tipo donna D7 potrebbe essere una possibilità, però alfiere B5. Dai, facciamo torre 1. Semplice, semplice. Portiamo la torre in gioco e giochiamo per un compenso un po' più concettuale e meno diretto. Dato proprio il mio compenso, penso sia soltanto di attività dei pezzi e del fatto che i suoi pezzi sono tutti un po' legati l'uno agli altri. Alfiere per E5 non è mai possibile perché dopo di per E5 avrai un centro clamoroso e inizierei anche a minacciare D6 con scoperte pericolose sul re. Quindi lui è un po' legato, oggettivamente in vantaggio, ma sono convinto che le sue mosse siano più difficili delle mie. Quindi il mio è un compenso di tipo pratico sicuramente. Non vincerei mai questa posizione contro una macchina, contro un computer. Torre F8. Ok, vedete che lui si sta un po' alla volta, si sta consolidando o provando a consolidare. Ok, torre F8. Tipo cavallo E4, qua com'è? Cavallo per E4, donna per G4, minaccio matto. Cavallo può tornare indietro. Boh. Ok, posso anche giocare tipo torre F4. Dai, giochiamo torre F4. Minaccia proprio diretta, stupidissima. Torre per G4. A quel punto, secondo me, se me la lascia fare, il bianco va in vantaggio anche. Non dico tranquillamente, però i miei pezzi sono più attivi. Avrei un alfiere e due pedoni per la torre. Quindi secondo me deve fare qualcosa. Deve giocare tipo alfiere D7 o alfiere H5. Cavallo H5 non va bene per... O forse sì. Donna per G4. Torre per... Ah, che casino, ragazzi, che casino. Non c'ho voglia di calcolare sta roba.
lasciamo a lui il dovere di calcolare sta roba. Ok, donna di 7, non si è fidata a giocare cavallo H5, che era un degheio. E qua come si procede qua? Fiere B5, donna C8. E non cambia molto la posizione. Però magari, ad esempio, alfiere B5. La donna deve andare in C8 per tenere controllato questo. E adesso posso anche tornare indietro, in D3 e guardare sempre un po' di più al lato di re. Però aspettate un attimo, perché alfiere D3 a quel punto cavallo H5 può essere una mossa seria. Donna per G4, torre per F4. Però donna per H5 e sono una roccia. Ok, quindi alfiere di 3 la posso fare. Ho finalmente un giocatore che ha meno tempo di me alla fine. è bello avere più tempo, raga, bellissimo, bellissimo. E tra l'altro in questa posizione lui secondo me rischia molto a livello pratico di fare qualche errore grande, perché le sue mosse sono tutte molto, molto rischiose qua. La mia minaccia è abbastanza semplice. Minaccio alfiere per H7, se mangia di cavallo cade G4, se mangia di re, forse in qualche universo posso mangiare in F6? No, la mia minaccia non è così semplice effettivamente. La mia minaccia è semplicemente creare dei problemi che probabilmente il nero non ha. Alfiere G6 sembra bella però, eh. Torre F7, vedete? Torre F7, lui si sta impanicando di tutte queste cose qua e sta giocando queste mosse un po' sospette. Ok, però adesso posso provare a mangiare. Se mangia di re, posso. Madonna, se non vedo niente. Mamma mia. Cavallo E4 adesso, però. Dai, lanciamo tutto. Non si capisce niente di sta posizione. Niente. Però siamo fiduciosi. Noi abbiamo il superpotere di avere un culo della Madonna in sto genere di posizioni. Tutti i pezzi sono messi bene, ma sono messi un po' a caso. Ok, cavallo. Mi fa ridere perché non si capisce niente di sta roba. Donna per. Proviamo a calcolare. Cosa deve fare? Deve fare cavallo per F4. Non c'è niente. Cavallo per F4, mangio qua. Sono contentissimo qui in realtà. Non so cosa potevo chiedere di meglio. Ora, i pezzi sono pari. Incredibilmente abbiamo il famoso alfiere e due pedoni per la torre. E la portiamo a casa questa, per forza la dobbiamo portare a casa questa. Abbiamo anche più tempo per una volta. Ok, vediamo se c'è una linea diretta che ci porta alla vittoria. Presa, 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 mi pare di sì. Ok, vediamo la variante più forzante. Alfiere per H7, re per H7, donna per F8, torre per F8, alfiere per D6, C per D6, tutte queste mosse sono forzate. E a questo punto cavallo G5 scacco, H per G5, torre per E7 e il finale è vinto. Quindi, ok, mi sembra che vada tutto bene qua. Tutto forzato, presa, 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 presa. La torre adesso è sospesa. Cavallo G5, cade la torre e il finale è comodamente vinto come per magia. Due pedoni in più, torre in settima e qua è tutto finito. C3, difendiamo questo. Ora è proprio tutta una questione di tecnica, ma non è che ci serva tutta sta tecnica da
Non è che bisogna essere Tiviakov per vincere sta roba. B4, re 3, attiviamo il re, re di 3, c4 e si vince anche per il tempo. In caso di re 6 si becca anche di 5, quindi ha abbandonato con 5 decimi sull'orologio, un cavaliere. Ok, è tutto per questo video, mi raccomando scriveteci alla mail per il torneo e ci vediamo domani con un altro video incredibile. Ciao ragazzi!